Salve a tutti, bentornati a Mind Cathedral. Io sono Gianluigi Perrone e vi parlo da Pechino. Torniamo con la nostra rubrica Psychomagic. Trattiamo della Pasqua, ovvero del mito della resurrezione. Cosa si intende veramente per resurrezione? Il misticismo. Dunque, come sappiamo, il cristianesimo si celebra il ritorno di Gesù Cristo dopo la morte. Chiaramente si tratta di una metafora, si tratta di una rinascita nel processo di ascesi di un individuo. Attraverso il dolore c'è un momento di trasformazione che equivale a una sorta di morte, ovvero si abbandona il precedente stato per entrare in un nuovo stato più evoluto. Quindi è come se il precedente sé morisse e si entrasse in un nuovo livello di esistenza, con una nuova consapevolezza, con nuova forza, nuova energia. Ci si rende conto che questo sta succedendo perché presto il ricordo del vecchio sé diventa opaco, non scompare, ma si trasforma in nebbia. E inoltre i problemi di un tempo sembrano sciocche. Questo non è che debba succedere sempre, anzi, delle volte non si riesce a superare questo limite, questo salto verso una nuova consapevolezza. E allora ci si chiude in arrocco all'interno di muri fatti del nostro ego, sistemi di difesa che agiscono al posto nostro. Quando facciamo questo ci impediamo di crescere e evolverci. Quando facciamo questo, rimaniamo imprigionati nella nostra identità. Nella stragrande maggioranza dei casi, quando noi sentiamo disperazione, dolore, fastidio, è perché non ci stiamo trasformando, è perché siamo un baco che non si è trasformato nella farfalla e non riesce a rompere quel guscio. È come un pulcino che vuole uscire dall'uovo e non ce la fa. O non ce la vuole fare, perché come sappiamo è una questione di volontà, di energia per farlo. Tuttavia è simboleggiato appunto da una rinascita, in quanto effettivamente si ha una consapevolezza completamente diversa e ci si trasforma. Si è persone diverse. Il mito della resurrezione ha radici antiche, come abbiamo detto in passato, sia il cristianesimo che il buddismo hanno radici nella religione egizia. In particolare il mito di Iside Osiride ha influenzato due dei miti principali del cristianesimo. Una è la leggenda di Adamo ed Eva, l'altra appunto la risurrezione. Iside e Osiride sono divinità, sono una coppia. Osiride muore a causa di Set. Set rappresenta la percezione lineare del tempo. La percezione lineare del tempo è il principale inganno, l'inganno primario della percezione sensoriale di questo mondo. A causa di questo inganno, noi percepiamo il paragone
E questo sviluppa il nostro ego, ovvero il sistema di difesa. Per cui, nel momento in cui noi entriamo nell'ordine di idee del tempo lineare, perdiamo la percezione del totale, diciamo, della completezza della nostra infanzia, ovvero il tempo circolare, che è la percezione vera dell'esistenza, appunto. Ne parleremo meglio un'altra volta, cos'è il tempo. Fatto che sta che nel mito di Osiride si racconta questo, che Set, la percezione lineare del tempo, che nel susseguirsi delle religioni diventerà Saturno, Plutone, Satana, ecco perché a Pasqua il bianconiglio, coniglio bianco che corre con il tempo, rappresenta Satana. In questo caso Osiride muore e a Iside si spezza il cuore. Lei vorrebbe rivedere, rincontrare, resuscitare Osiride e lo fa. Riesce a farlo dopo il dolore, raggiunge la consapevolezza di poter viaggiare sul tempo. Non con la macchina del tempo, non con una DeLorean, ma attraverso i registri akashici. I registri akashici sono una struttura di memoria passata, futura e potenziale di tutto ciò che è e non è nell'universo. I registri si muovono oltre il tempo e lo spazio, per questo sono anche contenuti nella memoria dell'individuo. E attraverso questa memoria si può raggiungere qualsiasi momento nello spazio e nel tempo. Quindi si può raggiungere il tempo di qualcun altro, anche uno sconosciuto, è possibile, in psicomagia è possibile, se l'altra persona vuole. Se il paziente, diciamo, se non è una bella parola, vuole e ha fede, si apre e si può raggiungere un periodo nel tempo di questa persona attraverso i registri akashici. Oppure si può raggiungere un momento nella propria esistenza, come appunto Iside è riuscito a resuscitare Osiride con una nuova consapevolezza. Così il mito della Pasqua celebra una nuova consapevolezza che riporta a sorgere nuovamente il modello Gesù Cristo, ovvero l'uomo che si evolve. E lui arriva a questo livello di evoluzione nuovo. Detto questo, parliamo anche del concetto di vita oltre la morte, di immortalità nel taoismo, che è analogo. Il fine del monaco taoista è diventare immortale. Vuol dire che può morire fisicamente, quindi non è diventare immortale in termini di non essere ucciso se viene sparato, se gli viene un malanno, se muore di vecchiaia. Ma diventa immortale nel momento in cui scopre e capisce cos'è veramente la morte. Ovvero, come detto, è una trasformazione. La morte fisica è anche una trasformazione. E quindi, con questa consapevolezza, il monaco taoista non ha più paura della morte e quindi può affrontarla e vincerla.
perché conosce cos'è la morte e scopre che in realtà non esiste, o meglio, che durante il suo percorso già affronta la morte diverse volte. E questo passaggio è l'unica differenza che include anche il corpo sensoriale, ma non particolarmente il corpo celeste, ovvero quello che viene definita l'anima. Quindi con una nuova consapevolezza, cosa sia la morte, ed essere in grado di tornare essa. Se questo video vi è stato utile per conoscere voi stessi, per essere più vicini alla vita oltre la morte, all'immortalità, alla resurrezione, mettete un like, iscrivetevi al canale, commentate. Buona Pasqua e alla prossima.